Non avremmo mai pensato ad un crollo di questo tipo. Un omaggio a chi non c'è più e ai soccorritori è un modo per riportare le lancette a quel tragico momento, ripercorrendo con i protagonisti l'evolversi della situazione. È l'obiettivo di Marmolada 030722, il documentario di Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato prodotto da Cineblend, che racconta l'immane tragedia della valanga che nel luglio di 2 anni fa travolse e uccise sulla Marmolada 11 escursionisti che stavano salendo alla vetta. Il progetto documentario Marmolada 030722 è nato grazie alla conoscenza che noi avevamo con una delle vittime della tragedia della Marmolada, la guida alpina e il soccorritore Paolo Dani, che aveva già lavorato in passato con noi. Quando abbiamo saputo che era tra le vittime, abbiamo pensato molto su come potevamo valorizzare questa figura, questa sua passione per la montagna e passione per il soccorso. E abbiamo deciso che dedicargli questo documentario e raccontare il mondo dei soccorsi fosse il modo migliore per riuscire a omaggiare la sua presenza, che è stata fondamentale nella nostra esistenza. Già presentato in anteprima il 4 marzo a Canazei e protagonista nell'ultima edizione del Trento Film Festival, Marmolada 030722 in questi giorni sta facendo tappa nella nostra provincia. Dopo la proiezione della scorsa settimana ad Agordo, nei prossimi giorni ci sono altri appuntamenti in programma. Il 22 saremo al Cinema Italia di Belluno e il 30 maggio a Pieve di Cadore, all'Auditorium Cosmo. Stiamo girando per poter incontrare il pubblico, parlare del documentario e parlare di montagna.